Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Riprendiamo la serie A Day in My Life, quindi vi racconto un po' quello che faccio in una delle mie giornate, principalmente allenamenti oppure giri in bici. Quindi iniziamo subito con una bella colazione perché è super importante nutrirsi bene e far entrare nel corpo tutti i nutrienti, tutte le energie che ci serviranno poi per soffrire dopo durante gli allenamenti. Come dicevo, la colazione secondo me è uno dei pasti più importanti perché è il primo della giornata e soprattutto se si hanno giornate intense dove si bruciano tantissime chilocalorie è importantissimo prima immetterle dentro il nostro corpo, quindi soprattutto quest'anno che ho analizzato un po' meglio quante calorie personalmente brucio e quante poche ne faccio rientrare ho visto che devo mangiare di più. Però dai, i benefici si vedono perché si è un po' meno stanchi e si ha sempre un po' più di energia per fare tutti gli allenamenti che bisogna fare, quindi bene così. Mamma mia che capelli che ho oggi, non me l'avete detto. Meglio così. Allora, il programma di oggi prevede mangiare, allenarsi in enduro con le ripetute, tornare qui, mangiare e poi andarsi a divertire in discesa. Poi tornare qui e mangiare di nuovo, penso. Le ripetute in enduro saranno belle dure, penso, ho visto la scheda, però dai, c'è anche qualche discesina da fare, quindi spero non manchi il divertimento. Poi invece pomeriggio ci divertiamo un bel po', viene a trovarmi Marti Ciortino, atleta di BMX, col quale ho già fatto un video, eccolo qua, lo trovate qua sopra, e dai, ci divertiamo un bel po'. Tra l'altro mi sono ricordato che non vi ho più fatto sapere niente di quello che stava succedendo a Varazze. Il problema è che ci hanno bloccati in quel lavoro, in quel secret project che stavo facendo e in più adesso è arrivata la peste suina, quindi non so se lo sapete ma tutti i boschi dietro Varazze e nei dintorni, quindi da Genova fino ad Albisola, sono chiusi, non si può andare in bici, non lasciatemi dire niente. Quindi allora mi sono spostato qua a Finale, sono a Cadiperti, un posto bellissimo, almeno qua si può andare in bici un po' tutti i giorni e guardate qua, Cadiperti. Stanza fighissima, vi invito a seguirli su Instagram e se volete venire a fare qualche giorno qua a Finale andate su Airbnb e prenotate una stanza con loro perché ci sta davvero bene qua. Subito così vi faccio vedere già il lavoro che sto facendo dopo 20 minuti di riscaldamento con un passo incrementale, quindi scaldato bene. Ho da fare 3 serie da 8 ripetute 20-40, quindi 20 secondi a tutta in piedi e solo 40 secondi di recupero. Vi giuro che è niente. Io saluto i ciclisti su strada, ma loro non mi salutano mai. È sicuro che dopo un po' non si respira più. E quando è abbassato i battiti magari
Di 5 o 6, ero lì che guardi il cronometro e devi riandare, come adesso. Questo esercizio non ha la capacità di essere 20-40, ma di farsi sentire come dei 40-20. 40 secondi di attività a tutta e solo 20 recupero. Ma invece il cronometro dice il contrario. Meglio non parlare e recuperare. Oh, questo era l'ultimo. Mamma mia, cuore in gola. Ok, pausa pranzo fatta, una bella pasta tutti insieme, guardate che ho trovato, Pinci e Marti Sortino. Ready to go, siamo cambiato mezzo, siamo con la bici di discesa e adesso facciamo un po' di DH, quindi iniziamo con Little Chambéry. Eccoci allora, trenino, vai Pinci per primo, io seguo invece BMXer. C'ha già le linee, c'ha già le linee. Jolly.
Bravo! Oh yes! Venuti bei rischi? Un po'. Sentivo urlare. Dai, chi è che dà il via? Freda, lo so, è la conclusione questa, dai, fai la conclusione. Dai, grande Freda. Dai. Cavallo. Devi dire. Devi dire di. Cosa? Di iscriversi al canale YouTube del Cavallo Franci. Bravo, poi. Seguirci tutti. Su Instagram. Bravo. Allora, Marco Ciortino. Bravo. Bravo. Pinci Alpici Piciale, Fra Colombo 18 e Freda 28. Bravo. E ci vediamo. In pancia. Alla prossima. Alla prossima. Ciao Freda!